Cédric Gondeau, intanto benvenuto, sei arrivato ieri sera ad Ascoli, allora ti chiediamo quali sono le prime impressioni. Stamattina hai fatto un giro in centro, poi è arrivata anche la firma, le tue prime impressioni in bianco-nero. Innanzitutto grazie, sono contento di iniziare questa avventura. La città è molto, molto carina, bella, mi hanno accolto bene e questo è importante. Raccontaci gli ultimi giorni prima di approdare all'Ascoli, tante squadre erano su di te, alla fine hai scelto il bianco-nero, raccontaci un po' gli ultimi giorni della trattativa. Diciamo che da un po' di tempo ho avuto contatti con la società, e avevano un forte interesse verso di me e penso che per un giocatore è la cosa che conta. Arrivi dalla Cremonese, proprio con la Cremonese hai svolto la preparazione precampionato, a che punto sei e se sei già pronto per scendere in campo? Io mi sono sempre allenato, ho fatto tutti gli allenamenti con la squadra, però non ho giocato le amichevoli, ne ho fatte alcune, ma mi sento pronto insomma. Hai appena conosciuto alcuni compagni di squadra, c'era qualcuno che già conoscevi o tutti nuovi? Sì, De Paoli, abbiamo avuto 2-3 mesi, abbiamo giocato insieme a Rieti, poi Dionisi è conosciuto anche lui a Rieti, perciò di conseguenza lo conosco, ma adesso ho avuto l'opportunità di stringergli la mano e tutti gli altri come i calciatori insomma li ho seguiti un po'. E proprio Dionisi, capitano, sarà squalificato domenica nel match con la Ternana, quindi sei pronto eventualmente nel caso in cui il mister ti dovesse chiamare in causa? Sì, per forza, devo essere pronto anche perché si comincia, perciò non c'è tempo per aspettare. Il destino ha voluto che il tuo esordio fra i professionisti avvenisse proprio con la maglia della Ternana in Serie B e domenica è proprio la Ternana che ti ritroverai da avversario al Del Duca. Sì, il destino fa incontri strani, infatti sono contento, fa sempre piacere giocare magari contro la squadra dove sei stato, ma io adesso devo pensare a dare il massimo all'Ascoli. Negli ultimi 6 mesi hai militato nelle file della Cremonese, che è la società proprietaria del tuo cartellino, e quindi che ricordi hai soprattutto dell'ultima partita dell'Ascoli a Cremona, una partita vittoriosa per i bianconeri che rovinò quel giorno la festa proprio della squadra lombarda? Sì, è stato un colpo veramente perché non ce l'aspettavamo. Quella giornata lì è stata particolare perché ci sono stati momenti che non eravamo in campo, più forse magari per la paura di vincere, però che l'Ascoli ci ha dato una botta per risvegliarci e capire che dovevamo rimboccarci le maniche. Poi l'avete fatto. Sì. Che ragazzo è Cédric fuori dal campo? Raccontaci un po' quali sono le tue passioni, cosa fai al di là del calcio? Ma avendo un figlio, perciò di stare lì dietro, però come passione mi piace guardare il basket, sono un fan di manga, anime, queste cose qui, però mi piace stare tranquillo. Tu hai vissuto fra l'altro a Treviso, che ha una grande tradizione cestistica, quindi hai iniziato proprio con il basket prima ancora che col calcio. Sì, mia madre ha visto l'altezza, perciò mi ha buttato subito lì, però la maggior parte dei miei amici giocavano tutti a calcio e non potevo essere l'unico che... Ti sei dovuto convertire. Mi sono dovuto convertire anch'io, sì. Hai un obiettivo personale in bianco-nero? Ti sei dato un numero di gol, non so, la doppia cifra? Io sono uno che preferisco far vedere le cose invece che magari dirle e spero di dare il massimo per questa maglia. Come faccio sempre e niente. Che idea hai del prossimo campionato di Serie B? È vero che deve ancora iniziare, però in base ai movimenti anche di mercato delle altre concorrenti, tante squadre blasonate, sarà un campionato veramente complicato. Sì, sarà un campionato duro, come è stato anche l'anno scorso, però io sono dell'idea che se lavori e credi
nella tua strada delle cose possono succedere. Questa sera alle 21 i tifosi possono trovarti allo store di via Cairoli, sarà il primo incontro ufficiale, diciamo, con la nuova maglia e con la città. Sì, infatti sono contento e ansioso da una parte di vedere tutti i tifosi, insomma. Grazie, ancora benvenuto. A voi, grazie.